24 marzo 1999, operazione Forza Alleata in Kosovo. Per la prima volta la NATO usa la forza militare senza l'approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, bombardando la Repubblica Federale di Jugoslavia, governata da Slobodan Milosevic. Il Kosovo è sotto occupazione militare nel tentativo di interrompere i continui rifornimenti di materiale bellico ai ribelli dell'UCK, sostenuti dall'Albania. Nel febbraio precedente, la Conferenza internazionale di pace di Rambouillet aveva costituito un ultimo tentativo di ricomporre la crisi, ma le condizioni poste dalla Serbia, che hanno come premessa l'accettare il fatto che il paese non sarà indipendente, fanno andare a monte il tavolo della tregua. Del resto, tutt'oggi la Serbia rivendica il Kosovo come propria regione. Il 24 marzo tutto comincia con la virata di un aereo russo sull'Atlantico. A bordo il primo ministro Eugeni Primakov, diretto a Washington per tentare di sedare in extremis l'ennesima crisi balcanica dopo l'era comunista. D'improvviso una chiamata dalla Casa Bianca. Il vicepresidente Al Gore informa Primakov che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno per bombardare la Serbia. Il segnale è chiaro, l'America non ha tempo da perdere, fingendo di consultare la Russia prima di scatenare l'attacco contro gli slavo ortodossi. Gli aerei partono carichi di bombe dalla base di Aviano, territorio italiano. La macchina da guerra atlantica lancia una campagna di bombardamenti vincolata a un timing, 60 giorni. Mai più un'altra Bosnia, è lo slogan. Mai più pulizia etnica. Incalzata dalla mobilitazione della società civile, l'Italia aveva adottato dall'inizio del decennio provvedimenti legislativi per accogliere i rifugiati dalle guerre fratricide scatenate al di là dell'Adriatico. Nel solo Kosovo, la campagna NATO avrebbe prodotto 1 milione di persone in fuga, tra sfollati interni e rifugiati oltre confine. In quella primavera del 1999, i paesi europei si dividono quote di rifugiati, ospitandoli per lo stretto necessario finché non fanno ritorno a casa. Faticosamente, generosamente, si stavano riscrivendo i precari confini del diritto umanitario in tempo di guerra.